Bentrovati a Motore Salute Europa. Oggi parliamo di patologie neurologiche. Al Side Event G7, organizzato dall'Istituto BEST, il professor Garattini ci spiega a che punto siamo con la ricerca. Professor Garattini, a che punto siamo con la ricerca e l'innovazione proprio nel settore delle neuroscienze? Ma ci sono tantissimi risultati nuovi nel campo della conoscenza di base, però siamo ancora molto indietro nel cercare di trovare nuovi farmaci, per cui io, pur essendo un farmacologo e pur naturalmente auspicando che si trovino presto dei rimedi, ho oggi una grande fiducia nella prevenzione. Penso che se noi attuassimo i principi della prevenzione, anche secondo il recente rapporto dell'ENSET, potremmo diminuire almeno di un terzo la demenza, e questo sarebbe già un grandissimo risultato in attesa di avere farmaci che speriamo possano prevenire, perché sarà molto difficile curare qualcosa che ormai è in cattive condizioni, ma prevenire probabilmente sarà possibile attraverso maggiori conoscenze di come funziona il cervello. A livello europeo c'è proprio una finalità del programma Sanità Pubblica in vigore fino al 2020 sull'empowerment del cittadino, quindi migliorare gli stili di vita, informarsi quindi meglio e soprattutto seguire le linee guida condivise a livello comunitario. Ma i fondi europei possono davvero aiutare o i progetti sono troppo a breve termine per incidere nelle politiche nazionali e nella mente dei cittadini? Beh, certamente qualsiasi forma di prevenzione o anche lo sviluppo di nuovi farmaci non può essere esaurito in 5 anni, il periodo minimo è di 10 anni. E poi bisogna anche stare molto attenti a quello che si raccomanda, perché raccomandare l'aderenza ai farmaci che magari sono poco attivi non è una cosa molto utile per i pazienti.